soprattutto ai tanti amici che sono venuti a vederci da lontano. È un grande piacere che vi presento la prima di questo musical inedito, Artemisia, che è stato pensato dalla Mondo Musica insieme a tanti enti, in particolare le pari opportunità del Comune di Gubbio e della Regione Umbria, che avevano la volontà di scrivere uno spettacolo che parlasse di donna, dei diritti delle donne e della violenza di genere. Questa è solo la prima tappa di un lungo percorso che ha avuto grandissimi sostegni. In particolare qui non posso che non ricordare il Comune di Assisi, che ci ha offerto questo teatro, e il sostegno del Liceo Classico Properzio, che vede tanti suoi alunni ed ex alunni sul palcoscenico e che appunto è qui presente fisicamente per rendergli omaggio. Ma un grazie anche a tutti gli studenti delle scuole di Assisi per la loro presenza, perché questo spettacolo per noi è non solo una serata di intrattenimento ma anche di formazione. L'interesse che ha avuto Artemisia in questi mesi è stato grande, per cui è con un grande piacere che posso dire che la serata di questa sera ha una presentatrice molto più brava e molto più importante di me, una presentatrice d'eccezione. Per chi fa musical si tratta della signora del musical italiano, forse la più grande interprete che noi abbiamo oggi, sin dai suoi primi spettacoli, in particolare dal musical Rent, si è fatta conoscere dal pubblico degli amanti del teatro musicale ed era impossibile non notarla e dimenticarla. Abbiamo rischiato di perderla qualche anno fa in Germania perché la Germania ce la stava rapendo. Adesso è tornata alla grande negli anni scorsi, prima con la versione italiana di Mamma Mia della Stage Entertainment, recentemente con un successo globale della stampa e del pubblico con Next to Normal, che speriamo di vedere presto anche nei teatri di tutta Italia. Quindi è con grande piacere che vi presento Francesca Taverni. Straordinaria di poter
dire, un pochino più dance, semplicemente dell'entertainment, con il recital cantando, dove le emozioni si amplificano. Siate curiosi, andate a vedere delle cose anche nuove, delle cose che non hanno nessun tipo di, come dire, appiglio commerciale, ma sostenete questo genere perché è un genere teatrale assolutamente completo e assolutamente, come dire, coinvolgente ed emozionante, non solo per chi lo fa, ma soprattutto per chi lo vede. Quindi io vi auguro una serata straordinaria di risate e di commozione, perché questo succederà, e poi ci vediamo alla fine e vediamo un po' com'è andata. Va bene? Le migliori premiere di Broadway, un telefono cellulare può essere molto pericoloso in uno spettacolo con tanti microfoni dal vivo.